Benvenuti a un nuovo appuntamento con Orobie Extra, siamo già al mese di maggio con la nostra rivista, ci colleghiamo subito con il direttore Paolo Confalonieri per sfogliare insieme, come sempre, Orobie del nuovo mese. Ben trovato. Grazie Cristina, un caro saluto a tutti gli amici che ci seguono. Finalmente primavera, anche se rimane un po' di neve, come sempre, nel nostro numero. La poca neve che è arrivata questo inverno e anche all'inizio della primavera eh, ci accompagna anche in questo numero, eh, e quindi abbiamo ancora modo di proporre qualche itinerario di sci alpinismo e con personaggi anche di rilievo. Però i fiori, i prati verdi e i itinerari, ovviamente, più adatti alla bella stagione la fanno da protagonisti. Eh sì, siamo davvero nell'incanto della natura che eh, ci sorprende, con la sua bellezza, con il, eh, lo splendore proprio delle fioriture e del verde che caratterizza i paesaggi della nostra bella Lombardia. E Andiamo a scoprire un posto veramente molto suggestivo che è il Bogne. Come diciamo noi? Eh, sì, il Bogne <ride> che è un angolo incantato del lago di della sponda bergamasca del lago di Seo, e facciamo questa scoperta a modo nostro, quindi con il passo lento delle camminate, delle escursioni lungo la costa bergamasca um, del lago di lo facciamo insieme al fotografo Christian Riva che ci accompagna in questa escursione che parte da Zorzino di Riva di Solto e piano piano tra panorami che spaziano sul Sebino, sul, sulle montagne ma anche poi sulla sponda eh, bresciana, ehm, ci accompagna in questa escursione che tocca poi questo particolare golfo del Bögne, quindi siamo sulla litorania che da Castro porta a Tavernola e in questo angolo incantato abbiamo la possibilità di vedere lo smeraldo dell'acqua, ma anche le rocce e il verde dei boschi che davvero si incontrano in questo particolarissimo luogo che merita di essere visitato, come diciamo sempre, con il passo lento di chi ama la natura e come consiglia sempre di fare, orobie. Una zona questa bellissima, sia vista dal lago, sia vista dall'altezza del lago, sia vista dalle alture. Sì, e dove si incontrano poi anche eh, testimonianze storiche e che vengono ben descritte nel servizio di Cristian Riva, che ha curato sia le fotografie, sia i testi. Poi c'è una scheda con i luoghi principali che meritano di essere visitati, oltre che l'itinerario che accompagna la scoperta di questa località e eh, abbiamo poi delle immagini che sono dall'alto con il drone e quindi una prospettiva che esalta ancora di più i luoghi e in particolare le, le verticalità e le suggestioni delle rocce, del lago, mh, dei colori eh, di questa eh, primavera che è pronta ad incantarci. E vediamolo insieme appunto l'itinerario di questa escursione. L'itinerario che vi proponiamo oggi è un anello panoramico di 7 km con partenza e arrivo a Zorzino di Riva di Solto in provincia di Bergamo, dove parcheggiamo la nostra automobile in uno degli spazi di via principale. Muoviamo i primi passi in quello che era un borgo medievale. Proseguiamo in via Castello fino a quando la strada comincia a salire, lasciando alle spalle le ultime abitazioni. Poco oltre, in corrispondenza di un cartello in legno, Abbandoniamo la strada asfaltata e scendiamo a destra in direzione del Bœgne. Il sentiero fiancheggia una recinzione e dei tavoli da picnic, dopodiché scende con maggior forza fino a raggiungere la strada sottostante, la ex Statale 469 Sebina Occidentale. La attraversiamo e raggiungiamo la riva, all'ingresso dell'area naturale del Bœgne. Il percorso fiancheggia il lago e passata una breve galleria si ricongiunge con la 469. Seguiamo quest'ultima in direzione di Castro. Dopo circa 500 metri alla Santella Mariana, posta prima di una curva stretta, abbandoniamo la strada. Il sentiero acquista subito una forte pendenza e guadagna quota attraverso zigzag che offrono scorci panoramici sull'oasi. Intorno ai 500 metri di quota si incrocia il sentiero naturalistico del Sebino, che seguiamo a sinistra fino alla vicina area picnic. Risaliamo alle spalle delle indicazioni e saliamo la sterrata che dopo poco si immette sul sentiero. In circa 20 minuti si giunge alla chiesa di San Defendente, a 674 metri di quota, in territorio di Esmate, giro di boa dell'anello. Imbocchiamo la via del ritorno percorrendo a ritroso il sentiero di salita e, raggiunta l'area picnic, pieghiamo a destra per via degli Apostoli. Seguiamo in discesa la strada asfaltata, passando i tre sottostanti tornanti. Poco dopo, verso i 400 metri di quota, la abbandoniamo e pieghiamo a sinistra, imboccando il sentiero che si addentra nel bosco e, con velocità, scende a via Castello di Zorzino dalla quale facilmente torniamo al punto di partenza. E dicevi prima Paolo appunto di eh, ancora itinerari di scialpinismo. Sì, itinerari di scialpinismo e siamo accompagnati in questo itinerario da grossi personaggi. Innanzitutto siamo... In provincia di Sondrio, in Valtellina, e percorriamo la Valle Viola eh, fino a toccarne una località particolare, un luogo particolare che è la vetta orientale di Lago Spalmo, o meglio l'anticima. Ma perché abbiamo accompagnatori particolari? Perché nel servizio che è curato da Cesare Pisoni, direttore tecnico e direttore sportivo della nazionale italiana di snowboard, autore di questo servizio. Con le fotografie di Giacomo Meneghello. Abbiamo um, titolato il servizio sci olimpici perché ci accompagna il campionissimo Robert Antonioli, eh, 31 anni di Valfur, alpino del eh, centro sportivo dell'esercito, è il più grande eh, della storia dello sci alpinismo agonistico, sei volte campione del mondo e eh, con. Eh, tre coppe del mondo generali nella sua bacheca. Quindi un personaggio davvero di grande spicco che ci accompagna in questa escursione lungo la Valle Viola. Dicevamo dal rifugio Federico in Dosdè fino all'anticima, alla vetta orientale di Lago Spalmo. E anche al rifugio si fanno incontri interessanti. E anche al rifugio si fanno incontri interessanti perché il gestore del rifugio eh, Federico in Dosdè è niente di meno che Adriano Greco, quindi eh, un. Um, un personaggio, lui è del 1957, guida alpina, alpinista e tanto altro ancora, ma soprattutto è il riferimento assoluto per la corsa in montagna e lo sci alpinismo agonistico. Quindi un trio, quello composto dall'autore del servizio Cesare Pisoni, dal campionissimo Robert Antonioli e poi dal gestore del rifugio Adriano Greco, che eh, già dà l'idea eh, di quanto possa essere interessante quello che viene raccontato sulla rivista Orobie di Maggio a proposito di questa uscita di sci-alpinismo che prelude a che cosa? Prelude ai giochi olimpici a Milano Cortina del 2026 che vedranno queste, le montagne di Lombardia protagoniste per quanto riguarda le discipline dello sci-alpinismo e noi ci auguriamo di vedere non soltanto le località protagoniste ma anche i nostri rappresentanti delle varie discipline e in particolare di Robert Antonioli per quanto riguarda lo sci-alpinismo. Sul numero di aprile avevamo fatto un incontro molto particolare con i lupi, ma anche eh, questa volta c'è un incontro naturalistico che incanta. Che incanta proprio di questa stagione, inaspettato, perché raccontiamo quello che eh, Matteo Capelli, solitamente Matteo Capelli ogni tre mesi cura per noi sulla rivista l'angolo della rubrica messa a fuoco per quanto riguarda la fotografia naturalistica e in questa in occasione ci racconta invece un incontro bellissimo che ha avuto con e inaspettato con un uccellino, una vera rarità delle montagne lombarde, eppure Matteo Capelli si è incappato: è incappato con questo bellissimo uccellino, il pettazzurro. Abbiamo intitolato il servizio Pettazzurro delle mie brame perché appunto sono molti gli appassionati di fotografia che ambiscono a scattare fotografie di questo genere e Matteo Capelli ci è riuscito. Il pettazzurro è assai schivo, ma eh, si è messo in posa per, in ben due occasioni ehm, prima di concentrarsi nella nidificazione che ha compiuto proprio sulle montagne di Lombardia. Non svegliamo il luogo per tutelare la specie, anche perché eh, tra gli appassionati poi si scatena grande interesse quando ci sono queste segnalazioni. Il pettazzurro ha nidificato e abbiamo documentato con queste immagini spettacolari, eh? è un esemplare coloratissimo, abbiamo documentato la fase del corteggiamento, la nidificazione, la cattura degli insetti e poi ha ripreso il suo viaggio dalle, dalle Alpi. E quindi è un'occasione per noi per mostrare queste coloratissime immagini di questo pettazzurro che non tutti hanno la fortuna di incontrare, ma che Matteo Cappelli è riuscito nel suo girovagare per le montagne di Lombardia alla ricerca di click particolari da proporre ad Orobie. Foto da cercare, da scattare sempre con la massima attenzione, appunto eh, lo dicevi tu, non svegliamo il luogo ma sempre raccomandiamo anche un passo lievissimo in natura. Un passo lievissimo, in particolare quando si vuole entrare in contatto diretto con le bellezze che ci circondano, con i, eh, gli abitanti tra virgolette delle bellezze che ci circondano, quindi con gli animali, con la fauna. Ne avevamo già avuto testimonianza nel numero di aprile con il racconto fatto da Fausto Bariselli, quando ha incontrato anche lui per due volte in Valle Camonica il, bra il branco di lupi ed è andando per sentieri, andando per valli e per monti, appunto con il massimo rispetto e con eh, il silenzio eh, e l'attenzione da prestare a ciò che ci circonda, che si possono fare questi incontri sorprendenti, ma che sono di casa sulle nostre montagne. Grazie Paolo, noi ci fermiamo adesso qualche istante per dare spazio alla pubblicità, ci ritroviamo tra poco. Siamo di nuovo insieme con Robbie Extra, stiamo sfogliando il numero di maggio della nostra rivista che ora trovate in edicola in compagnia del direttore Paolo Confalonieri. Rieccoci, grazie per la vostra attenzione. Eh, tra i servizi andiamo ai piani Iderna come sempre, non soltanto luoghi e questo è veramente un luogo molto conosciuto e molto amato, ma anche tante storie. Tante storie, e questa che ci arriva appunto da questa rinomata località lecchese è una storia di i Fedelissimi. Chi sono? Sono i Marchetti, la famiglia Locatelli, in particolare noi incontriamo Marco e Regina Locatelli, che sono custodi di questa località e hanno legato le vicende della loro famiglia, appunto quella dei Marchetti, ai piani Derna bellissima località delle Lecchese, protagonista di vicende legate al turismo, vicende legate alla passione per la montagna, All'ombra del Resegone, ma poi con la via ferrata Gamma 1 che da Lecco porta proprio ai piani Derna, e dicevamo la testimonianza di persone fedelissime appunto come Marco e Regina Locatelli che ci raccontano la storia della località, la storia della loro famiglia, la transumanza, ma poi il turismo, la, la, il periodo anche dell'oblio del turismo di questo piccolo borgo eh, che è piani Derna, protagonista di progetti di rilancio che vengono portati avanti dal Comune di Lecco ma che richiedono anche il coinvolgimento degli operatori privati, delle associazioni legate al territorio, alla montagna, di cui ci parla sempre sul numero di Orobie di maggio l'assessore eh, di Lecco che si occupa dell'attrattività del territorio eh, Giovanni Cattaneo e tra i vari appuntamenti eh, c'è quello che spicca. Nel programma di eh, L'Equamale Montagne, vale a dire il 2 di luglio, il concerto del pianista Giovanni Allevi, proprio i piani derna in serata e con la possibilità, quindi, che ci sarà eh, con la prossima stagione estiva, di raggiungere i piani derna con la funivia anche negli orari serali. Natura, vicende familiari si intrecciano anche a Piuro. Sì, a noi piace davvero andare alla scoperta delle persone che sono la testimonianza del legame con il territorio che appartiene al passato ma che si rinnova poi eh, ai giorni nostri. Quindi eh, in questo caso sono le sentinelle del gusto, Silvia Tropea Montagnosi, il fotografo Marco Mazzoleni a portarci in Valtellina, siamo nel, nel comune di Piuro, quindi nella eh, Valchiavenna e qui eh, raccontiamo un agriturismo, l'Acqua Fracta, che prende il nome dall'attrattiva principale di questa località, vale a dire la cascata dell'Acqua Fracta Cosa fanno all'agriturismo della famiglia Pighetti? Praticamente valorizzano i prodotti del territorio legandoli al contesto molto bello in cui eh, si trovano e quindi mh, sono proprio... A pochi metri dallo spettacolo della cascata dell'acqua fraggia raccontata anche da Leonardo da Vinci e che incanta chi percorre questo tratto della Valchiavenna e ehm, parliamo anche però delle specialità a chilometro zero che vengono prodotte qui dalla squisita bresaola ai formaggi eh, all'insolita ricotta di capra e poi ancora Tante tante specialità e una in particolare è il mascarpin in calza. Che cos'è? È un formaggio che viene poi, appunto, una sorta di ricotta di capra, che viene poi inserito in questa eh, variante particolare, in un collant, in una calza da donna e che ha dato la caratteristica appunto a questo mascarpin della calza che si può trovare all'agriturismo Acquafracta di Piuro in Valchiavenna. E per i nostri lettori sei proprio tu uh, ad essere andato a scovare un tesoro sono andato io a scovare un tesoro molto particolare ma come facciamo eh, abitualmente mi piace sottolineare che nel servizio delle sentinelle del gusto c'è poi una, un appendice eh, più di carattere naturalistico e anche di carattere storico che viene affrontata sempre sull'area dell'acqua fracta nella rubrica del, del territorio, quella curata da eh, Marco Dusati, Stefano Dadda e Simone Ciocca e anticipa un po' la prof che facciamo invece in Val del Riso, questa volta nella Bergamasca, a proposito di una particolarità, di una rarità, che è la primula che cresce soltanto tra le rocce dolomitiche dell'Alben e insieme al comune di Oneta, insieme ai soci della sottosezione CAI della Valle del Riso, percorriamo questo facile itinerario che ci consente soltanto nel mese di maggio di raggiungere questa cepa che cos'è è una grotta è una caverna un anfratto che si trova lungo la valle Gerona a poco distante dal santuario della Madonna del Frassino di Oneta e lì appunto andando un po' alla scoperta del territorio ma facendo quella che può essere una caccia al tesoro naturalistica si trova questa primula particolare che è considerata un endemismo e viene studiata, pensate un po', da appassionati non soltanto italiani ma da tutta Europa. C'è la testimonianza per esempio di visitatori della Scozia che sono venuti ripetutamente nel corso degli anni e hanno trovato anche una particolarità, un, una, una fioritura di questa primula albenensis, quindi del Monte Alben, eh, albina, quindi una eccezionalità nell'eccezionalità. E noi andremo alla scoperta insieme al CAI della Val del Riso, al comune di Oneta, proprio di questa eh, particolarità una visita guidata insieme che faremo, un incontro che faremo anche con gli autori della scoperta che è entrata poi negli annali, nelle guide, nei manuali della botanica, faremo questa escursione il 21 di maggio. Tutti i dettagli comunque li troverete sul nostro sito www.orobie.it per annunciare proprio questa uscita perché tra l'altro insieme alla Comune di Oneta insieme Inseriamo sulla nostra app Orobi Active una serie di itinerari che si riferiscono proprio a quest'area, itinerari che sono facili, un po' più impegnativi, alla scoperta dell'Alben, ma non soltanto, anche delle valli, delle zone che circondano Oneta e che meritano di essere visitati. E su questo numero ritroviamo Maurizio Panseri impegnato ancora una volta in un lungo tour alla scoperta dei nostri territori con le sue modalità particolari, in questo caso un lungo viaggio tra bici e sci. Sì, l'abbiamo chiamato di ruote e di assi questo tour, questo viaggio Compiuto da Maurizio Pansieri insieme a Marco Cardullo, cosa hanno fatto? Sono partiti dalla Bergamasca in bicicletta, hanno percorso la Valle Cavallina e la Valle Camonica, hanno raggiunto quindi l'alta Valle Camonica in bicicletta, poi da lì hanno compiuto le loro prime escursioni, sono scesi in Valtellina, anche lì bici e sci alla scoperta delle bellezze dell'alta quota. Qui ritorna l'elemento della neve. Dopo aver soggiornato e quindi camminato e sciato in Valtellina, sono poi ritornati in Bergamasca percorrendo la Valtellina verso il lago di Como e da lì per il Lecchese rientrando con la bicicletta a Bergamo. Un modo per andare alla scoperta del nostro territorio in modo impegnativo perché ovviamente l'impresa che hanno compiuto Panseri e Cardullo è di quelle, eh, di quelle toste ma ci consentono di eh, raccontare un modo di percorrere le nostre strade, di percorrere i nostri sentieri, di andare per monti e per valli senza utilizzare le auto. Noi spesso vi consigliamo di prendere il treno, di utilizzare i battelli, di utilizzare gli autobus ma anche di salire in bicicletta e di pedalare. C'è chi come Panseri e Cardullo compiono degli itinerari molto lunghi, qui lo hanno compiuto in più giorni e chi come la maggior parte di chi ci segue lo fa magari con brevi tratti. Noi vi consigliamo di consultare anche la nostra app Robi Active dove i consigli sono davvero per tutti i gusti, da chi vuole imprese più impegnative a chi vuole essere accompagnato consultando il proprio telefonino, vuole essere accompagnato in itinerari più facili, magari attorno ai borghi storici, ai castelli e quindi con la possibilità di unire l'attività fisica alla scoperta del territorio, alla conoscenza delle bellezze artistiche e storiche, un modo che ci dà lo spunto il viaggio compiuto in Lombardia con bici e sci di Maurizio Panseri e Marco Cardullo per ricordare che il nostro passo lento che Roby raccomanda sempre è fattibile in molte occasioni e la Lombardia ne offre davvero molte di queste occasioni e con la bella stagione ancora di più e in alcuni casi anche noi scendiamo in campo. Scendiamo in campo non soltanto con la possibilità di promuovere questi itinerari, per esempio, abbiamo parlato dell'uscita in Valle del Riso alla scoperta della Primula in collaborazione con il Comune di Oneta, ma anche con altre realtà, per esempio, siamo media partner del Festival del Cammino che è in corso eh, sul eh, Lago di Como, il Lake Como Walking Festival che ha proprio come tema il lario romantico, le passeggiate, le escursioni che ci consentono di apprezzare il nostro territorio anche da un punto di vista delle frequentazioni che ha avuto ehm, sotto l'aspetto letterario. I grandi dell'arte, della letteratura che hanno percorso già questi itinerari. Il programma lo trovate sul sito sentiero dei sogni.it. Ma eh, l'iniziativa è promossa dalla Fondazione Volta di Como con altri enti locali, partner del progetto e in particolare, appunto, l'Associazione Sentiero dei Sogni, che nella scorsa puntata di Orobi Extra ha avuto come ospite il suo animatore, il giornalista e poeta Pietro Berra, che ha raccontato proprio l'ambito in cui si svolge questa rassegna all'interno anche del parco eh, del, della letteratura il, che, che è appena nato e che dà la possibilità di eh, far crescere ancora di più. Ehm, l'aspetto del collegamento tra la bellezza ambientale, la storia, la letteratura, l'arte che si incontrano in questo festival che proseguirà a, sulle sponde del lago di Como fino al 22 di ottobre. E Orovi cercherà ogni volta di ricordarvi questi appuntamenti. Grazie Paolo per essere stato con noi. Grazie a te Cristina e grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito fin qui e che sono certo ci... Visiteranno anche eh, sulle pagine della rivista che trovano nelle dicole. Grazie, grazie anche a voi che ci avete seguito da casa. Vi do appuntamento la prossima settimana.